Ritrovati ancora una volta, siamo qua noi, Mary Fly e Orazio. Oggi abbiamo anche lui, non so se si vede. Allora, oggi siamo in una postazione di fortuna, non so, penso il nostro povero Fly che non si veda bene, però niente, noi volevamo registrare per forza e quindi niente, eccoci qua, anche perché oggi iniziamo una nuova rubrica che riguarda praticamente l'abbinamento tra il bagnoschiuma e le fragranze. Il primo bagnoschiuma del quale vi voglio parlare, scusate ma mi viene da ridere, ci sarebbe da piangere perché è una mattinata, non vi dico, tragicomica. Vabbè, non mi funziona quello, tutto il programma per editare i video e io ce n'avevo una quindicina da editare. Poi, vabbè, non vi dico altre peripezie, vi dico la prima che era quella e l'ultima praticamente che si è rotto il cavalletto della videocamera. Voi lo sapete, io registro con due videocamere, una è una compattina, insomma, vabbè, è una macchina fotografica così alla buona, che usa la buona un po' per i video che faccio così, insomma, svelta, e poi quella più buona che uso praticamente per questo genere di video. Si è rotto il cavalletto, si è rotto, non so che cosa è successo. Vabbè, questa sera quando rientrerà Rick ci penserà lui. Niente paura, c'è Rick, pensa sempre lui a tutto. E comunque adesso voi vi trovate sopra il puff, e sopra il puff ci sono due confezioni di cialde di caffè, per il caffè. Vi dico la marca, lasciamo perdere. Sopra Borbone e sopra Lavazza siete, ecco, 50, due scatole da 50 cialde. Ecco, vi ho anche detto dove vi trovate sistemati praticamente. Vabbè, sapete quelle giornate dove dici anche oggi voglio registrare una decina di video, no? Beh, alla fine o non ne registri nessuno o ne registri mezzo, va sempre a finire così. Allora, di che cosa parliamo? Dopo, vabbè, dopo cerco gli appunti che ho preparato come al solito. Il bagnoschiuma in questione, poi vabbè, ve ne presenterò altri, è questo della Hydra. Non so se la conoscete questa marca, io la trovo da Mauris. La trovo da Mauris, questo è un bagno crema. Allora, io ho la doccia e non ho la vasca da bagno, però spesso e volentieri uso il bagno schiuma al posto della doccia schiuma. Voi direte: Mary, ma tu sei tutta particolare. No, c'è anche qualche altro matto come me che invece che usa il bagno schiuma come doccia schiuma. Vabbè. Io mi trovo molto bene, io non vado a vedere, cioè vedo che mi piace il prodotto, mi piace il profumo, l'acquisto, guardo anche il prezzo naturalmente, lo sapete che sono molto economica, non sono una spendacciona. E quindi niente, questo è addirittura stecca di vaniglia, pensate un po'. E mi sto trovando molto bene, è una profumazione di vaniglia che mi piace molto. Ecco, lo sapete di che cosa sa? No, adesso, perché di solito non mi viene mai il nome delle cose quando le devo dire, quando ho voglia di dirle. Sa di caramella mo. Voi direte: ma che c'entra, scusa, se ha la vaniglia? No, però sa di caramella, è quella vaniglia che sa di caramello, di caramella mo. Ecco, ho detto pure la marca. Oggi facciamo tutte marche. Allora, iniziando subito, mi ero preparata qualcosa sugli abbinamenti, andiamo a vedere, vediamo, vediamo. Allora, il primo abbinamento che voglio fare è con questa cioccolata, cioccolato, questo eau de toilette dell'Olfactory Lab. Penso che la conosciate questa, come profumazione. Io ve ne ho parlato
parecchie volte comunque, ve ne ho parlato, ed è una profumazione molto semplice. La vedo indicata soprattutto per delle ragazze giovani praticamente, poi insomma chiunque la voglia usare. E io la uso, ultimamente la sto usando neanche a farla apposta di sera, subito dopo la doccia. Poi magari quando la faccio al mattino uso un altro tipo di profumo. Però è un profumo così dolce, confortevole, caldo, coccoloso, che quindi mi fa piacere metterlo praticamente quando vado a dormire. Lo so, Marilyn usava Chanel numero 5, io uso cioccolata di Olfactory Lab. Ognuno ha i suoi gusti, ecco, noi siamo poveri e usiamo questa, 7,90 euro. Allora, questo abbinamento, innanzitutto, ecco, siamo partiti un po' così in maniera un po' disorganizzata, però non ho specificato come mi è venuta quest'idea di questo abbinamento. Allora, innanzitutto, precisiamo che non per forza debbano essere queste marche qua, cioè magari io vi do la fragranza e poi come abbinamento poi può essere qualsiasi marca. A dir la verità avevo anche altri abbinamenti da proporvi, però poi dico vabbè, poi la facciamo troppo lunga. Quest'idea mi è venuta in mente perché magari ho pensato, perché non abbinare un bagnoschiuma con un profumo che si avvicini? Questo sia per la sera quando vi lavate, si presume che almeno 2 volte al giorno la doccia, insomma, ognuno di noi se la faccia, a meno che non sia come quel giornalista, chi è? Adesso mi sfugge il nome, ma neanche ci tengo, quello che ha detto che si lava, se si ricorda, si lava 1 volta al mese e si cambia le mutande 1 volta a settimana. Vabbè, lasciamo perdere. Mamma mia, quando ho letto quella notizia, e penso anche voi, no? Tutti quelli che soprattutto sono super puliti, cioè io ho i capelli dritti, ho detto no, non è possibile, rinchiudetelo, per favore, non ce lo fate più vedere, non ci fate più sentire queste cose, per carità. Allora, io penso che neanche gli eremiti, quelli che veramente scelgono di vivere nella grotta, facciano così perché poi trovano il modo insomma per lavarsi. E questo tizio, vabbè, ma lasciamo perdere. Comunque, ecco, dicevo, quest'idea mi è venuta perché magari, non so, alla sera dopo il bagno, dopo la doccia, così al mattino potete abbinare con quel determinato bagnoschiuma una fragranza in particolare. Questa appunto sa anche di pralina, sa di festa di bambini, come già ho avuto modo di dire, sa anche di latte e caffè. Ecco, anche questa secondo me sa di caramella mou, ce lo vedo molto bene. E oltre alla cioccolata io ci sento molto anche il caramello, anche la, come si chiama, anche la vaniglia, cioccolata vaniglia, e ci sento la cannella, un pizzichetto di cannella ce la sento. La seconda profumazione della quale vi voglio parlare, che vedo abbinatissima a questa, è questo profumo di Tesori d'Oriente, Vaniglia e Zenzero del Madagascar. Vede questo profumo, degli accordi legnosi, c'è il vanigliato, c'è lo speziato, c'è il talcato, c'è l'ambra, c'è il muschiato. È una profumazione molto dolce, molto delicata. È una fragranza appunto del gruppo ambrato legnoso, e un'altra cosa da specificare è che è una fragranza unisex, quindi benissimo la possono usare sia gli uomini che le donne, sia gli uomini che le donne, come dicevo. C'è lo zenzero, ma c'è anche il bergamotto, c'è il legno di palissandro, c'è lo yin yang, c'è l'orchidea. Le note di base sono vaniglia, sandalo, legno di cashmere, ambra, legno di cedro e muschio. La dolcezza della vaniglia
E del legno di cashmere lo fanno, e dell'orchidea, orchidea e Li Yang, lo fanno abbinare molto bene a questo, che io poi se tante volte me ne dovessi dimenticare mi dovrei andare a rivedere questi miei video, così dico, ho l'abbinamento perfetto. E sapete, magari anche in quelle calde, in quelle fredde serate invernali, no? Dove si ha bisogno di caldo, la copertina calda, stare sul divano, la tisana e anche un buon profumo, un buon bagnoschiuma, un buon profumo, possono allietarci benissimo la nostra serata. Un altro profumo del quale vi voglio parlare, che vedo molto bene abbinato, è questa acqua profumata per il corpo con aloe vera e gel, vaniglia e frutti. Vaniglia e frutti, questo è leggermente più frizzante di cioccolato e di questo, vaniglia zenzero del Madagascar, è più frizzantino perché ci sento i frutti di bosco, ci sento la mora, ci sento il lampone, ci sento il ribes, quindi gli danno una certa freschezza rispetto alla classica vaniglia che può sembrare un pochino più dolce. Comunque è un abbinamento, magari mentre questi due li vedevo molto bene come abbinamento per la sera insieme a questo bagnoschiuma. Questo magari lo vedrei bene al mattino, quindi abbinati insieme al mattino. Quindi avevamo Olfactory Lab cioccolata, Tesori d'Oriente vaniglia e zenzero del Madagascar, e questa invece è un'acqua della Nani. Super economiche anche quelle, lo sapete, io tratto spesso con profumi praticamente che sono super economici, ecco. Qui troviamo invece Hammam, che è un profumo all'olio di argan, olio di argan e fiori d'arancio. Voi direte, che cosa c'entra? C'entra perché se lo conoscete mi darete sicuramente ragione, che si abbina molto bene con un bagnoschiuma alla vaniglia. Se invece non lo conoscete, andate a sentirlo e poi ve ne renderete conto. C'è la dolcezza dell'olio di argan, la morbidezza anche, no? Oltre alla dolcezza, e questi fiori d'arancio, un bouquet orientale fiorito, che con questo olio di argan, lo sapete, viene utilizzato da millenni l'olio di argan come elisir di bellezza, e questo profumo racchiude un po' anche la sensualità del gelsomino Sambac, che è compreso, i fiori d'arancio appunto e le clementine. Danno così vita a questa fragranza che è avvolgente, intensa, inconfondibile, insomma. È un profumo, secondo me, che si può usare sia di giorno che di sera, ma soprattutto di sera. Anche di giorno, perché magari c'è la frizzantezza dei fiori d'arancio. Olio di argan, dunque, dicevamo, fiori d'arancio. È un profumo che è caldo, sì, è caldo, è fiorito, è frizzante e va veramente molto bene. In ultimo vi voglio parlare di questo abbinamento, quindi il bagnoschiuma alla stecca di vaniglia di Hydra. Hydra, tra l'altro, se farò altri video di questo genere, lo ritroveremo spesso perché è un bagnoschiuma che ho scoperto da poco. Allora, di solito le sottomarche non mi hanno mai convinta, perché innanzitutto non facevano schiuma, non perché un bagnoschiuma
deve fare per forza tanta schiuma per essere valido, però insomma, vabbè, un pochettino di schiuma ci vuole. Poi altri non mi convincevano per il profumo, cioè il profumo non si sentiva per niente e si sentiva tipo benzene, quindi alcol, benzene, eccetera, eccetera. E quindi per un certo punto non ho più comprato le sottomarche. E invece questa idra mi ha convinto, non è il primo flacone che acquisto, ho sentito anche altre fragranze e quindi, come vi ho detto, appena c'è l'occasione ve ne parlerò sicuramente di altre. Vedo molto bene l'abbinamento anche con Vanilla, quest'altra Eau de Toilette Olfactory Lab, della quale ve ne ho già parlato abbastanza. È una vaniglia talcata, una vaniglia molto giovane, molto frizzante. Allora, vi dicevo, è una vaniglia dolce, ma nello stesso tempo quel dolce fresco è lievemente speziata. Ecco, forse sono queste spezie, praticamente come il cardamomo, io mi sbaglio sempre, il cardamomo che si sente praticamente all'inizio, proprio in apertura, e gli dà una certa nota un pochino amara, amarognola, anche se poi il fondo comunque è delicato. Una vaniglia che secondo me è praticamente, è, come vi posso dire, una vaniglia che secondo me è anche nello stesso tempo, sì, frizzante perché la sento giovanile, però nello stesso tempo anche molto delicata. L'unica pecca è che questi profumini dell'Olfactory Lab praticamente stanno per finire, almeno nella mia OBS. Dovrò vedere se online ci sono, magari sul sito dell'OBS, perché questo, vabbè, ancora ce l'ho, però sta finendo lavanda, sta finendo cioccolata e insomma mi stanno finendo alcuni, ecco. E va bene, e niente, vediamo poi come risolverò la questione. Intanto comunque vi ho presentato questi abbinamenti con il bagno schiuma stecca di vaniglia dell'Idra, che lo vedo super adatto con vaniglia e frutti, con cioccolato e vaniglia di Olfactory Lab e con questi due di Tesori d'Oriente, Hammam e vaniglia e zenzero del Madagascar. E niente, io spero che vi sia piaciuto questo abbinamento. Fatemi sapere voi, magari se anche voi usate fare questi abbinamenti tra bagnoschiuma e profumi. Grazie e al prossimo video.